ricordare innanzitutto che Lecco è una città per bene, che il sindaco della città è una persona per bene e che i lecchesi sono persone per bene. In questi anni da sindaco, insieme a tutta la giunta e agli uffici, abbiamo realizzato numerose iniziative a tutela della legalità e ci siamo esposti, mi sono esposto pubblicamente, per contrastare infiltrazioni sia di carattere mafioso sia di alta natura criminale. Agli operatori, ma anche ai cittadini, lasciamo una sintesi di quelle che sono le azioni svolte concretamente in questi anni, che si stanno svolgendo anche proprio in questi giorni. Mi preme ricordare in questa occasione quanto è stato fatto, almeno sinteticamente, su quattro aspetti. Il primo, la revoca a due autorizzazioni che riguardavano pizzerie con ipotesi di collusioni malavitose a seguito di informazioni atipiche, quindi nell'ambito di una discrezionalità, la non assegnazione di parcheggi a una società formalmente di Genova, ma poi con subappalti a cooperative colluse con la malavita della Campania. In secondo luogo, la realizzazione dei protocolli di legalità con la prefettura, che non sono carta scraccia, sono protocolli che hanno consentito in questi anni uno scambio di informazioni di carattere preventivo su tutta una serie di misure che non eravamo tenuti a far interagire, a comunicare alla prefettura. E tanto per darvi un dato, proprio in questi giorni l'ultimo fascicolo è stato inviato, l'ottavo fascicolo contenente decine di segnalazioni, di autorizzazioni urbanistiche, di permessi edilizi, di movimentazione di terre da scavo, di subentri in attività commerciali, eccetera. Il terzo punto di intervento è stato un tema sul quale siamo invitati, ma sul quale abbiamo lavorato, così come su quello del protocollo di legalità con il precedente prefetto Valentini, ma anche con l'attuale prefettura, quello di togliere le ipoteche dai beni confiscati di Wall Street e in particolare quello del GIG e degli alloggi di via D'Amelio, e poter così costituire le premesse per un riutilizzo che attende da 20 anni e che vedrà nelle prossime settimane una ripresa del cantiere di via Ghislanzoni per quanto riguarda il Giglio, ma anche insieme alla Regione Lombardia la ripresa, anzi non la ripresa, l'inizio finalmente di una destinazione per Wall Street. E infine le ordinanze sulla slot machine. Ricordo che il Comune è stato l'unica amministrazione che è riuscita anche di fronte al Consiglio di Stato per la prima volta a non soccombere, mettendo il bene della salute insieme, anzi in priorità rispetto al bene dell'attività economica. Chi usa questa situazione contro di me, questa situazione intendo dire questa indagine, e contro la città, vuole interrompere questo percorso virtuoso che abbiamo attivato in questi anni. Ma sia ben chiaro, noi non arretriamo di un passo nella lotta all'illegalità e non abbiamo paura di spiegare come stiamo lavorando. Proprio per rispetto del lavoro che si sta facendo anche in questi giorni, preferisco non esplicitare gli ultimi interventi in corso, ma sono sicuro che già nelle prossime settimane avremo molte importanti novità sul fronte della tutela della legalità in città. I lecchesi devono sapere che il nostro impegno continua. Proprio per questo oggi a mezzogiorno ho incontrato i dipendenti comunali, ora incontro voi perché vi facciate tramite verso i cittadini nel raccontare ciò che sta succedendo. Certo, valorizzando le fonti dell'autorità giudiziaria e di polizia, delle parti che sono in causa, ma anche quella che è l'attività dell'amministrazione. Il sindaco c'è, la giunta pure. Non bastano questi attacchi per fermare il nostro lavoro. Chiunque abbia delle domande è giusto che le ponga, sono pronto a rispondere in tutte le sedi. La stessa cosa che ho detto ai dipendenti, ci metto la faccia, chiunque ha dei dubbi è importante che faccia le sue domande. Dopodiché dico con molta chiarezza, basta però, non può esserci uno stilicidio quotidiano di informazioni fatte filtrare, di intercettazioni fatte filtrare magari ad arte, a step. Abbiamo un lavoro da fare concreto e chiunque si permetterà di mettere in dubbio che Lecco è una città per bene dovrà risponderne personalmente. Peraltro, proprio per questo ho dato un mandato ai legali di
supererà i giornalisti dei giornali che in queste ore hanno con molta superficialità riportato brani di ordinaria delle ordinanze, e ancorché in assenza, mi sia consentito dire, di un'imputazione formale, hanno in realtà caricato di una maggiore gravità un ruolo del sottoscritto, addirittura che da un partecipe un po' ingenuo diventa addirittura artefice di una ragnatela. A questo punto, prima di lasciare spazio alle vostre domande, vorrei dire il mio punto di vista sulla questione di questi ultimi giorni su Metastasi. Se il mio nome oggi compare sui giornali nell'ambito di questa inchiesta, e avendolo appreso sempre dai giornali, nelle carte degli inquirenti, è solo la conseguenza, ahimè, del mio modo di essere sindaco, che prevede di ascoltare tutti. La porta è sempre aperta, in questi 4 anni ho incontrato e ricevuto messaggi da centinaia di persone. Per come sono stato educato, ho sempre garantito a tutti la possibilità di esporre le loro richieste. Ho ascoltato da Roma il Comune all'ascolto, alla partecipazione. Abbiamo avviato un percorso di trasparenza culminato tardivamente nella stesura di un PGT che in tutte le sue fasi è stato pubblicato integralmente, anche nei contributi collaborativi che sono pervenuti in questi anni. Tra le persone che ho ascoltato ci sono anche i consiglieri comunali, e tra queste sicuramente c'è anche il signor Ernesto Palermo. Con lui ho sempre intrattenuto rapporti tra sindaco e consigliere. A chi dunque gli domanda se è vero che l'ho incontrato, rispondo che certamente è vero e che anche questi dialoghi rientrano nella mia volontà di ascoltare e cercare di affrontare i problemi. In modo specifico, sulla questione che riguarda non il comune di Lecco, ma la baia di Parè, posso con molta tranquillità spiegare che, primo, ho risposto ad una richiesta di parere da parte di un collega sindaco sull'applicazione di una disposizione della prefettura che in termine tecnico si chiama appunto informativa atipica, che consegna alla discrezionalità dell'amministrazione la revoca di un permesso in presenza di requisiti di inquinamento, diciamo, nell'attività societaria. Di fronte a questa domanda e a seguito di un approfondimento ho sollecitato, ho come dire spinto il collega, diciamo questo termine un po' improprio, non aver paura da questo punto di vista a procedere in tal senso. Secondo, ho incontrato negli uffici comunali, non in un bar, non in una superstrada, non in un posto nascosto, nei miei uffici comunali uno dei soci della ditta oggetto della revoca, per ascoltare le sue ragioni in merito in particolare non tanto alla legittimità o meno del provvedimento del Comune di Lombardia, che è una competenza sua, quanto alla possibilità di una richiesta di risarcimento, in quanto l'amministrazione comunale non aveva all'epoca impedito la realizzazione dell'opera in attesa, diciamo, della risposta della prefettura, e quindi l'azienda aveva cominciato a realizzare il sito. Questi sono i due episodi nei quali ho interagito rispetto a questa situazione. Questo è quanto mi sento di raccontare a voi e attraverso di voi alla città. Ora, se avete dei dubbi, è importante affrontarli, ma non è accettabile che l'operato dell'amministrazione e della giunta venga strumentalizzato, i miei colloqui distorti, la disponibilità trasformata in una qualche forma di complicità. Respingo con nettezza questa chiave di lettura a senso unico e mando un messaggio chiaro a chi in queste ore si affretta a scrivere editoriali moralistici e a descrivere scenari apocalittici. Il sindaco non ha retta di un passo, la giunta è compatta e intendiamo proseguire con maggiore determinazione il buon lavoro sul fronte della legalità fin qui fatto. Osservo che l'attività dell'inchiesta, stando a quanto riportato dai giornali, è stata lunga e articolata. Sicuramente il materiale raccolto è stato ampio, quindi mi aspetto che ciascuno si prenda le sue responsabilità nel dimostrare i fatti, così da sgombrare rapidamente il campo da tutte le ricostruzioni più o meno fantasiose che sono state riportate negli ultimi giorni. Quanto sta succedendo in queste ore dimostra che non bisogna mai abbassare la guardia, e l'attenzione di tutti, sottolineo di tutti, deve rimanere sempre alta. Resta l'amarezza mia personale e, consentitemi, della mia famiglia, ma guardo avanti con fiducia.